Una partenza un po' sottotono, quella della fiera di San Bartolomeo qui nella zona Sassonia di Fano, partita oggi. Gli ambulanti dovevano essere circa 250, in realtà sono molti meno, ci sono diversi spazi vuoti. Un evento che si sta tenendo in tutta sicurezza perché quest'anno per accedervi è necessario il Green Pass. La borsa orologio alla sciarpa scaldacollo con mascherina incorporata, fino all'ombrello che cambia colore con la caduta della pioggia. Sono tante le novità che quest'anno, dopo lo stop dello scorso anno per via del Covid, animeranno la fiera di San Bartolomeo, in programma da oggi fino al 26 agosto. Ma la prima giornata ha registrato poco movimento e chi ha deciso di passeggiare sul lungomare per ammirare i prodotti e sapori tipici di questa manifestazione non si è comunque dato alle pazze spese. Signora, cosa ha comprato alla fiera, ce lo dice? Un paio di ciabatte da 3 euro e gli occhiali che ci vedo sono da vista. Lei è francese ma tutti gli anni viene in Fiera Fano? Sì, vengo dal 1967 con i miei genitori e dopo da sola con il mio marito. È lui. Cosa ha comprato? Oggi abbiamo comprato un ombrello, stiamo cercando un zaino e qualche altre cosette, come sempre. Appassionata della Fiera di Fano? Sì, assolutamente. Ho comprato una cosa che non si trova da nessuna parte. Questi sono i bargesini che fanno a Barge vicino Lucca e sono favolosi. Un po' di spezie, attualmente stiamo girando, vediamo un po'. Lei è di Fano? No, sono marchigiano ma ormai da molti anni a Roma e quindi mi trovo qui per vacanza. E ha approfittato per venire alla fiera? Ci abbiamo provato, anche se con la pandemia è opportuno avere un po' di precauzione. Bisogna tener conto che c'è una pandemia in corso e sarebbe opportuno invitare a girare tutti con le mascherine, per cui la correttezza vorrebbe che si tenga conto di questo, si è ridato il via ad una fiera, benissimo, perché riparte, però con le dovute precauzioni e di rispetto per tutti. Lei è di Fano? No, di Pesaro. Questa fiera ci viene tutti gli anni. Sono capitata oggi per caso. Come l'ha trovata? Le è piaciuta? Sì, sì. Ma adesso ho fatto pochi passi, quindi però a me piace, a noi donne piace. Mio marito, vedi là, lui parte. Per diversi ambulanti il Green Pass obbligatorio per accedere alla manifestazione è stato penalizzante e potrebbe essere uno dei motivi per cui questa edizione 2021 della fiera non ha avuto il successo degli anni precedenti. Primo anno questo in cui si sono visti lungo la strada anche diversi spazi vuoti, solitamente riempiti dalle bancarelle. In linea di massima, nonostante la partenza non proprio ottimale, le novità della fiera sono comunque riuscite ad attrarre qualche compratore in più. Arrivo da Padova, e però gente, pubblico ce n'è pochissimo. Non riesco a capire se è per il Green Pass, se non è per il Green Pass, non si capisce. Vediamo oggi nel pomeriggio. Poi ci sono parecchi posti vuoti. Infatti qui vicino a me c'è un posto vuoto. Quindi la fiera è tutta spezzettata, non riesco a capire neanche questo. E quest'anno arriva con la novità. Sì, sì, ma è una funziona come un orologio a pila. Qua dentro al taschino ci si mettono le batterie, ecco qua che si vede. Si mettono le batterie e si regola come un orologio, funziona normalmente. Può essere da utilizzo da passeggio e anche arredo casa. Come sta andando? Pochissima gente, la gente che c'è purtroppo non sta spendendo nelle bancarelle, però siamo positivi, è appena iniziata, sicuramente stasera e nei prossimi giorni qualcosa dovrebbe venire fuori, dovranno uscire qualcuno, no? Lei ha portato qualche novità? Sì, io ho delle pentole professionali, ma vengo tutti gli anni, da 15 anni che faccio la stafiera, onestamente devo dire che come quest'anno vedo molte, molte meno bancarelle, infatti stamattina sono un po' preoccupato. Poche persone ci sono in giro, forse sicuramente dovuto anche al Green Pass, che è penalizzante per noi commercianti. E la novità che proponiamo quest'anno nelle ombrelli sono questi ombrelli qua che si colorano con l'acqua, che quando poi si asciugherà ritornerà nella sua versione originale. Questa prima mattinata di fiera com'è andata? Accontentiamoci per adesso, stasera dovrà essere un po' meglio. Capito? Che tipo di prodotti propone? Abbiamo, vedi, tutte sciarpine artigianali, vedi, ad anello, vedi, le sciarpe lunghe, quelle di là, vedi. Poi c'è questa novità, il collo con la mascherina.
questa è proprio una cosa nuova.